Mourinho, Real Sociedad. Pochi deboli della squalifica non parlo. Ha profondo rispetto degli avversari, ma sa bene che anche gli spagnoli temono e molto la sua Roma. Così José Mourinho domani andrà a caccia di una vittoria che possa mettere già ora una ipoteca sul passaggio del turno e l'approdo ai quarti di finale di Europa League. Real Sociedad permettendo, ovviamente. È una squadra a cui è difficile trovare dei punti deboli. Con un bravo allenatore come Alguacil, la squadra è organizzata, è difficile farle gol. Cambia sistema con facilità, parte con il 4-4-2 di base ma quando passa al 4-3-3 dà molta mobilità ai giocatori offensivi. Anche perché ha giocatori tecnicamente molto bravi, di alto livello. E non solo Oyarzabal. Gli avversari ed allora ci sarà da soffrire e soprattutto non sbagliare nulla. Perché anche nella Liga la Real Sociedad sta dimostrando di essere una squadra di alto livello. Essere quarti dietro quei tre giganti, che hanno una potenzialità economica altissima. E tanta roba. Ripeto, la Real Sociedad è forte, non siamo stati fortunati nel sorteggio. Quest'anno l'Europa League è di qualità. Ma sono sicuro che loro ci guardano con lo stesso rispetto con cui non guardiamo a loro. Ci sarà bisogno della Roma vista con la Juventus e non quella di Cremona. Fisicamente stiamo bene. Ma ci sono giocatori che hanno nel proprio DNA il fatto di per poter giocare sempre. Javier Zanetti, ad esempio, poteva giocare 7 partite alla settimana senza soffrire. Ma la differenza di rendimento penso sia più una questione mentale, l'abitudine a giocare sempre con la pressione giusta per vincere ogni partita. I piazzamenti degli ultimi anni, sempre sesti o settimi, non aiutano in tal senso. Perché il corpo e la mente si abitua alla tranquillità di non avere pressione. Ma con le grandi siamo cresciuti a livello mentale, il primo anno abbiamo perso 2 volte con Juve. Milan e Inter, quest'anno abbiamo battuto Juve e Inter e pareggiato con Milan. Facciamo invece fatica nella continuità, nell'andare a vincere 3 partite di fila. Insomma, oggi c'è la Real Sociedad, domenica però il Sassuolo. M.O. ci sarà in panchina? Non mi aspetto niente e non parlerà di questo fino alla fine del processo. Aspetto la sentenza con tranquillità, poi non avrò problemi a commentarla. Come molto probabilmente non avrà problemi a rilanciare Abraham dal via. Già domani pomeriggio. C'è solo un Abraham che mi interessa ed è quello di squadra. Quello che era in panchina con la Juve, festeggiando il gol come se avesse segnato lui. Può fare più gol, è vero, ma per me conta il suo contributo alla squadra. Con la Juve in quei 15 minuti ha giocato molto bene. Lui e Belotti stanno bene, e se non hanno funzionato a Cremona è perché lì ha giocato male tutta la squadra. Se loro due lavorano per la squadra per me è sufficiente. Infine Dybala, che nonostante qualche giro a vuoto nelle ultime gare, resta il fiore all'occhiello della Roma. Una seconda gioventù. Non credo sia un Paolo rinato, ma solo rinnovato. E il merito è suo, dei compagni e dei tifosi. Io cerco di aiutarlo nella gestione del fisico. È un giocatore ancora giovane ma con un passato fatto di infortuni. È arrivato qui motivato e si sente importante perché lo è. Sono felice per lui, perché oltre che un grande giocatore è un ragazzo straordinario, che merita tutto questo affetto.